Quindi un costo per il consumatore e un costo per il produttore. Allora, questa filiera che ne parliamo continuamente, andiamola a vedere. La Ranicoli è andata al grande mercato di Fondi in provincia di Latina, il mercato dell'ortofrutta. Normalmente in agricoltura, per arrivare dal produttore al consumatore, c'è bisogno di molti passaggi intermedi che fanno lievitare i prezzi. È la famigerata filiera lunga. Per capire come funziona questo meccanismo siamo andati al mercato ortofrutticolo di Fondi, uno dei più grandi d'Italia. I costi aumentano? Soprattutto nel trasporto, perché chiaramente quando un prodotto deve viaggiare, ogni volta che il prodotto deve viaggiare, significa che qualcuno lo deve caricare. Questo prodotto deve viaggiare su degli automezzi, quindi ci sono dei costi di trasporto, viene riscaricato, quindi lavorato, viene ricaricato, viene ritrasportato e viene distribuito. Tutto questo ha dei costi notevoli e questi sono costi insopportabili ormai. Un operatore ortofrutticolo ci spiega la filiera lunga dei pomodori. Questo pomodoro da dove viene? Dalla Sicilia. Mi spieghi un attimo quali sono i passaggi in questo caso di una filiera che è lunga? Abbiamo il produttore ci conferisce direttamente a noi dalla zona di produzione, quindi c'è il primo passaggio. Noi lo riconfezioniamo e lo prepariamo per un cliente di Brescia, dove lui ha i suoi clienti e venderà ai dettaglianti o a distribuzione varia. Insomma, quindi in questo caso avremmo uno o due passaggi, il terzo è il dettagliante. Quanto viene ricaricato il prezzo di un pomodoro che ha molti passaggi e trasporti? Credo che un prodotto che, facciamo un esempio, potrebbe costare alla produzione un euro, normalmente arriva al consumo sui 2 euro, 2,50 euro. Un elemento che fa lievitare i costi sono anche le intermediazioni. Nel caso dei finocchi, che magari viene acquistato da un grossista come me che è di Perugia, faccio per dire, che poi a sua volta venderà un dettagliante locale e quindi c'è questo passaggio in più. Molte volte anche due grossisti si possono sovrapporre. Queste patate da dove vengono? Queste sono patate novelle della Sicilia, da Siracusano. Costano attualmente sui 50 centesimi in Sicilia. Si vendono qua 70, 75. Al pubblico arriveranno 80-90. Se invece c'è il passaggio successivo con un grossista successivo, per esempio a Bologna nel nord Italia, quanto ricarica ancora il prezzo? Lievita ancora per il trasporto che incide. Secondo gli esperti, il problema della filiera lunga sta nella grande distribuzione, che spesso ha centri di lavorazione del prodotto molto distanti dal luogo di raccolta. Può succedere che un pomodoro raccolto in Sicilia sia lavorato in nord Italia e rivenduto nel sud, con ricadute su prezzi e freschezza del prodotto. Baccari, la maggior parte delle vendite avvengono attraverso la grande distribuzione, dunque? Sì, senza dubbio, ma guardi, una battuta solo sulla dimensione della nostra agricoltura. Noi in realtà siamo uno dei più grandi produttori del mondo di ortofrutta e anche tra i più grandi esportatori del mondo di ortofrutta, per cui noi produciamo veramente una quantità importante, dobbiamo riuscire a venderla bene. Ma non detta le regole la grande distribuzione, mi scusi. È molto complesso il discorso della grande distribuzione, perché poi il consumatore apprezza comprare nella grande distribuzione. Noi dobbiamo cercare che i nostri agricoltori si compattino, si organizzino e siano forti per confrontarsi con la grande distribuzione. Proprio recentemente nel decreto legge sulla competitività il ministro Catania si è fatto promotore di un'importante normativa che fissa delle regole scritte e chiare nel momento in cui i produttori agricoli vendono alla grande distribuzione. Regole chiare di trasparenza, di prezzo e anche di condizioni. Questo li dovrebbe favorire allora? Questo ci dovrebbe favorire il consumatore ad avere regole chiare e i produttori agricoli a vendere con fiducia alla grande distribuzione. Ora chiariamo, comunque comprare anche al di fuori di questi consorzi non vuol dire comprare alimenti di cattiva qualità, cioè esiste comunque, no, Cornacchia, una garanzia del prodotto, soltanto che vengono da molto lontano e che quindi noi li paghiamo di più. Certo, ormai la sicurezza igienico-sanitaria per la produzione alimentare italiana è quasi un dato di fatto. Siamo fra gli standard più alti del mondo. Sì, lo diciamo continuamente, siamo fra i migliori in Europa. Almeno in questo campo possiamo vantarci. Andiamo avanti. No, il problema è il problema dei costi. Quando si diceva, come nel servizio, che ci sono 6 o 7 passaggi certe volte fra il produttore e il consumatore, è chiaro che questo crea delle inefficienze, dei costi di produzione che poi vanno a carico delle fasce più deboli, dei settori più deboli, cioè che sono il consumatore da una parte e il produttore dall'altra. Però se c'è stata tutta questa resistenza, vuol dire che qualche rischio c'è anche a mettersi insieme, a fare. C'è stato in passato qualche rischio per i produttori che si sono messi in un consorzio?
ci sono state delle difficoltà, perché noi dobbiamo capire che nell'economia moderna non basta soltanto aggregarsi, noi dobbiamo aggregarsi con delle organizzazioni di produttori forti, che abbiano un progetto economico forte e che abbiano poi un management adeguato, capace. Nel passato spesso si è pensato che bastava mettersi insieme per risolvere i problemi, spesso non c'è stata una le aggregazioni venivano fatte più per risolvere problemi amministrativi che non per problemi economici, sì. non per rivolgersi al mercato. Oggi invece si sta capendo, ma è un problema che da rafforzare ulteriormente, che serve un'aggregazione, ma un'aggregazione economica, un'aggregazione che abbia un progetto, che abbia un'idea imprenditoriale, un prodotto di qualità, che sappia discutere con i consumatori, che sappia fare promozione e che sappia avere anche un management adeguato. Ora, noi abbiamo già detto prima, Vaccari, che chi si mette in un consorzio fornisce di sua spontanea volontà, volontariamente, diciamo, delle ulteriori garanzie di qualità del prodotto. Cosa può succedere? Che però il prodotto, a fortuna, incontra un certo tipo di domanda sul mercato e spesso i produttori si devono rivolgere ad altri per farsi arrivare quella materia prima. Ma, come faccio io a sapere che quella cosa con quel marchio del consorzio viene soltanto dall'orto di chi? Il vantaggio grande del consorzio è il rispetto di disciplinari molto rigidi, per cui in agricoltura vige il concetto della prevalenza, nel senso che l'agricoltore può anche prendere della frutta dal vicino, ma prevalentemente è la sua. E le regole sono che la frutta mia e quella del vicino hanno le stesse caratteristiche, stesso carico di antiparassitari, stessa qualità, stessa gradevolezza. Il consumatore se ne accorge subito. Guardi, il successo di questi grandi consorzi sta nel fatto che il prodotto è buono e quindi il marketing funziona, il prodotto è buono, il prezzo è giusto, il consumatore lo apprezza. Noi dobbiamo arrivare a questo. Allora, abbiamo visto le mele. Sì, dica rapidamente che no, perché i sei passaggi significa che il produttore non sa quello che desidera il consumatore. Riuscire a ridurre la filiera, aggregare il prodotto, significa creare un dibattito. Certo, sarebbe bello conoscermi personalmente, ma non possiamo andare in Val di Non. Forse però, guardi, però possiamo andare qui da Roma, nel Viterbese, dove si producono le nocciole. Lara Nicoli ci è andata. Aggregazione in agricoltura significa fare di necessità virtù. I singoli agricoltori sono in crisi? Per essere competitivi la risposta è unirsi. Le cooperative agricole di produttori di nocciole nel Viterbese ne sono un esempio. Più di 1000 contadini uniti in 3 cooperative. Nel 92, quando iniziò l'avventura, gli associati erano la metà. Ora i noccioleti si estendono per 1500 ettari e 60.000 sono i quintali di nocciole prodotte ogni anno. Ma come funziona una cooperativa? I contadini consegnano il prodotto alle cooperative e le cooperative col prodotto dei contadini pensano a commercializzare il tutto. Il contadino ha solamente l'incombenza di portare il prodotto, poi vende tutto all'associazione e a fine campagna viene liquidato un prezzo medio della vendita tutto l'anno ai contadini. Ogni contadino lascia in cooperativa circa l'1% di fatturato. Contando su questa cassa, la cooperativa svolge molte attività per conto del contadino. Dal ritiro al produttore nelle cooperative per lo stoccaggio, poi si occupa della lavorazione, della sgusciatura. Inoltre l'associazione si occupa di tutti i compiti burocratici e amministrativi. Che sono appunto quello di poter ottenere i finanziamenti dalla Regione Lazio o dall'Unione Europea, quindi finanziamenti che passano attraverso le varie associazioni di produttori e l'UNAPROA, che è l'ente nazionale che riunisce tutte le organizzazioni di produttori. Se per esempio un agricoltore deve comprare una macchina per le raccolte delle nocciole, grazie alle associazioni e grazie alla comunità europea le viene riconosciuto un contributo pari a circa il 40%, 40-50% a seconda dei casi della spesa sostenuta per l'acquisto di quel macchinario. È chiaro che le cooperative, poiché hanno uno stoccaggio maggiore di prodotto, sono facilitate nel trattare il prezzo. Questo significa prezzi più bassi per i consumatori e accesso diretto alla grande industria. E poi c'è il vantaggio della filiera corta. All'interno del nostro stabilimento abbiamo un punto vendita che produce direttamente cioccolato, quindi il produttore porta le nocciole in cooperativa, le nocciole vengono sgusciate, vengono trasformate in semi lavorate, passate diciamo alla nostra punto vendita che fa anche una piccola trasformazione di cioccolato e quindi abbiamo accorciato la filiera. Siamo grandi produttori, Vaccari, abbiamo detto, voi fate anche politiche per incentivare il consumo della frutta anche nelle scuole, voi del Ministero, però i prezzi continuano ad essere alti.
Ma infatti riducendo la filiera si abbasseranno anche i prezzi, perché l'intermediazione, come diceva anche Cornacchia... Questo è l'unico modo che si può applicare, l'unico sistema. Guardi, il prezzo del, fissare i prezzi di mercato è un... Tutti gli economisti hanno sempre cercato di fissarlo, o anche i governi fissarla per legge. È veramente un'impresa eroica, il mercato l'ha dimostrato che va da un'altra parte. Però quando il consumatore vede dall'altra parte un'agricoltura riconoscibile, un consorzio grosso, quando i margini sono chiari per entrambe le parti, i prezzi scendono e se ne avvantaggiano sia i produttori agricoli sia i consumatori. Sentiamo che cosa ne pensano i nostri telespettatori. Redazione Internet, Silvio Giulietti, a voi. Eccoci, e i nostri telespettatori sono per l'unificazione, vediamo subito. Allora, la domanda è: sono vantaggi per i consumatori se i coltivatori si uniscono? Sì, vedete, 6% se le imprese diventano più efficienti e possono vendere prezzi a prodotti a prezzi più bassi. La maggioranza... assoluta, 89% sì se gli agricoltori si organizzano per vendere direttamente, 5% ritiene invece di no, ci siamo impaperati, ci vediamo. Ma si è capito benissimo, le idee dei nostri telespettatori sono sempre molto chiare, grazie a Silvio Giulietti e alla redazione Internet. Dunque avete sentito, la pensano così, più o meno siamo tutti d'accordo su questo punto, mettersi insieme conviene a tutti. Grazie a Stefano Vaccari e a Giuseppe Cornacchia per essere stati i nostri ospiti oggi. Vi ricordo che Fuori TG torna in onda domani, sempre qui alle 12.25 su Rai 3. Arrivederci. Grazie. Grazie.